una volta una vecchia capra che aveva 7 capretti e li amava come solo una mamma può amare i suoi piccoli. Un giorno ella volle andare nel bosco per cercare del cibo. Chiamò quindi intorno a sé i 7 capretti e disse loro: «Cari figlioli, io devo andare nel bosco. State in guardia che non venga il lupo, vi mangerebbe in un sol boccone. Spesso egli si camuffa, ma lo riconoscerete per la sua voce cavernosa e per i suoi piedi neri, neri, neri». «Va pure!» dissero i caprettini. «E non aver timore per noi, perché staremo molto attenti!» La vecchia capra li salutò e si avviò tranquilla verso il bosco. Non passò molto tempo che qualcuno bussò alla porta. «Aprite!» gridò. «Miei cari figlioli, ecco di ritorno la vostra mamma che ha per ciascuno di voi qualcosa di bello!» I caprettini però riconobbero il lupo dalla sua voce cavernosa. «Non apriremo!» gridarono. «Tu non sei la nostra mamma! Ella ha una voce dolce ed affettuosa, non cavernosa come la tua! Tu sei il lupo!» «Il lupo, il lupo!» Allora il lupo si recò in un negozio e comprò un po' di gesso. Se lo mangiò e gli venne una voce dolce. Ritornò quindi alla capanna, bussò alla porta e gridò: «Aprite, cari figlioli! Ecco di ritorno la vostra mamma che ha portato qualcosa per ciascuno di voi!» Ma avendo il lupo appoggiato la sua zampa nera contro la finestra, i caprettini la videro e gridarono: «Non apriamo! Non apriamo, no, no! La nostra mamma non ha i piedi neri! Non tu sei il lupo!» «Sei il lupo, il lupo, sì, è vero, è il lupo!» Allora il lupo corse dal fornaio e gli disse: «Mi sono ferito ad un piede. Strofinamelo con un po' di pasta, per piacere!» E quando il fornaio gli ebbe tuffato i piedi nella pasta, il lupo si recò dal mugnaio e gli disse: «Cospargimi di farina ai piedi!» Il mugnaio immaginò che il lupo voleva ingannare qualcuno e cercò di rifiutare, ma il lupo sgranò gli occhi e disse: «Non vuoi farlo? Ti mangio!» Allora il mugnaio, spaventato, spruzzò la farina. Ecco come si comportano talvolta gli uomini. Così il lupo bussò per la terza volta alla porta della capanna dicendo: «Apritemi, figlioli! La vostra cara mammina è tornata a casa e ha portato dal bosco qualcosa per ciascuno di voi!» I caprettini gridarono: «Prima mostraci le tue zampe! Prima e vedremo se sei la nostra cara mammina!» «Vedremo se sei la nostra cara mammina, lo vedremo!» E quando videro che le zampe erano bianche, aprirono la porta. Ma chi balzò dentro? Il lupo, il lupo, il lupo, il lupo, il lupo, il lupo! I capretti, terrorizzati, cercarono di nascondersi. Il primo si cacciò sotto la tavola, il secondo nel letto,
il terzo nella stufa, il quarto nella cucina, il quinto nella credenza, il sesto sotto il lavandino ed il settimo... nell'orologio a pendolo. Il lupo, però, li trovò tutti e senza perder tempo, uno dopo l'altro, li divorò. Soltanto il più piccolo, nascosto nell'orologio, riuscì a salvarsi. Quando il lupo si fu ben rimpinzato, lasciò la capanna, si distese sotto un albero in un verde praticello e cadde in un sonno profondo. Ben presto mamma capra ritornò dal bosco. Che spettacolo desolante! La porta spalancata, la tavola, le sedie e le panche rovesciate, la zuppiera in pezzi, le coperte di cuscini fuori dal letto e dei caprettini nessuna traccia. Li chiamò ad uno per nome. E giunta a quello del più piccolo. Cici. Cici. Udì una vocina. Mammina, sono nell'orologio. Mamma capra. Mamma capra lo tirò subito fuori. Seppe che il lupo era venuto. E che cosa era successo agli altri capretti? E potete ben immaginare quanto pianse la sorte dei suoi piccoli. Disperata uscì dalla capanna e con lei il capretto. Giunti che furono al praticello dove presso l'albero il lupo russava tanto forte da far tremare i rami. E mamma capra si accorse che qualcosa si muoveva nel suo pancione. Perbacco! Esclamò. Possibile che i miei poveri figlioli divorati da lui in un boccone siano ancora vivi lì dentro? E mandò subito il caprettino a casa a prendere le forbici, un ago e anche del filo ed aprì la pancia al lupo. Aveva appena fatto questo che la testa di un caprettino fece capolino, allargò il taglio, tutti e sei balzarono fuori uno dopo l'altro, erano in ottime condizioni, perché il lupo, nella sua ingordigia, ingoiandoli in un sol boccone, non li aveva neppure graffiati con i denti. Che felicità! Tutti si strinsero intorno alla mamma. Ma questa disse, non è ancora finita. Andate a prendere delle grosse pietre. E mentre il lupo dorme, gli riempiremo questo smisurato pancione. E ben presto i sette capretti trovarono le pietre e la mamma ricucì la pancia tanto in fretta che il lupo non se ne accorse nemmeno. E quando finalmente si svegliò, si alzò. Ma i sassi gli davano una penosa sensazione di peso allo stomaco. E allora cercò un po' d'acqua. Ma quando volle camminare, le pietre nella pancia glielo impedirono. Oh,
che rumori e doloretti, le mie povere ossa, ho mangiato 6 capretti che mi porteranno alla fossa. Così ululava il lupo e finalmente trovò un pozzo, ma le pietre ve lo fecero cadere dentro e con un tonfo miseramente annegò. Annegò, semplicemente annegò. I 7 capretti allora accorsero gridando ad alta voce: è morto! È morto il lupo cattivo! È morto! E per la gioia fecero con la loro mamma un bel giro tondo.